Presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno si è svolta la presentazione del Master Plan dell'Aeroporto Internazionale Salerno-Costa d'Amalfi con la presenza del Governatore Vincenzo De Luca. All'evento hanno partecipato tante autorità, fra queste i sindaci del territorio, il Presidente del CDA del Consorzio Aeroporto di Salerno, Anna Ferrazzano, il Presidente della Provincia Michele Stradanese, il Presidente della 6ª Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione, Luca Cascone, che ha introdotto l'incontro. Oggi abbiamo presentato, penso, una realtà, perché ci sono 500 milioni di euro di progetti già finanziati, si realizzerà un grande aeroporto, quindi una nuova infrastruttura aeroportuale, una nuova viabilità, un collegamento ferroviario la cui stazione arriverà credo a 500 metri in linea d'aria dal terminal. Io penso che finalmente oggi si è visto che cos'è il progetto su cui stiamo lavorando da tanti mesi e da qualche anno. Credo che questo sia l'obiettivo che dovevamo raggiungere. Oggi lo abbiamo presentato alla popolazione, ai comuni e soprattutto ai tanti operatori economici che devono iniziare a interessarsi seriamente di come e quando potrà crescere anche l'area circostante. Quali potrebbero essere gli ostacoli che troveremo su questo percorso? Ma sicuramente abbiamo superato gran parte dei problemi. È chiaro che adesso bisognerà fare delle gare, bisognerà fare degli espropri, realizzare un'opera è comunque complicato in Italia, ma sono convinto che il grosso lavoro che è stato fatto in questi mesi ci consentirà sicuramente di stare in una fase di discesa e in poco tempo riusciremo a concretizzare la prima pietra. Allora, i telespettatori sicuramente la cosa più importante che vogliono sapere sono i tempi. Che tempi abbiamo? Ma noi immaginiamo di pubblicare a fine luglio, iniziare i lavori realisticamente a fine anno e già a metà dell'anno prossimo riaprire la pista per poter iniziare a far volare i primi aerei nelle more di finire l'intero progetto. Quindi io credo che i tempi sono un anno più o meno per realizzare il primo pezzo che è il prolungamento della pista. Quindi potremmo fare una sorta di inaugurazione giusto un attimo prima delle prossime elezioni regionali? Ma è un auspicio, ma io credo che la cosa importante è iniziare che iniziano i lavori, perché vedere i lavori che iniziano significa veramente che il progetto del nuovo aeroporto di Salerno, obiettivo 5 milioni di passeggeri, è iniziato. Un'ultima domanda riguarda la precedente conferenza stampa fatta dai 5 Stelle, insomma vi hanno un po' anticipato in un certo senso, quasi di proposito, forse sì, forse no, non c'era proprio tantissima gente, però comunque la presenza del territorio c'era anche in quel caso. Come l'avete letta? Ma io l'ho fatto un esempio prima a un'altra persona che mi faceva una domanda, è come se in una compravendita importante tra un venditore e un acquirente ci sia un lavoro di diversi mesi, magari dell'agenzia di intermediazione, e poi il notaio fa il comunicato stampa e fa la conferenza stampa. Onestamente è surreale, perché non è stato detto una cosa su che cosa sarebbe stato realizzato nell'aeroporto e nel territorio, di quali sarebbero state le infrastrutture, semplicemente perché non lo sapevano. Fondamentalmente importante è il risultato e l'obiettivo raggiunto, non che si prende meriti. Ma io penso che i meriti e i risultati sono di tutta la regione. Noi abbiamo lavorato per portare a casa un risultato importante, un progetto che farà crescere l'intero territorio. I numeri di cui abbiamo parlato sono economia, posti di lavoro, risorse economiche. Credo che questo è il risultato che dobbiamo raggiungere. I meriti sono di tutti quelli che ci hanno lavorato.